San Paolo ci ha ricordato che Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Gesù ha rivelato questa potenza e questa sapienza soprattutto con la misericordia e il perdono. Non ha voluto farlo con dimostrazione di forza o imponendo dall'alto la sua voce, né con lunghi discorsi o esibizioni di scienza incomparabile. Lo ha fatto dando la sua vita sulla croce. Ha rivelato la sua sapienza e potenza divina mostrandoci, fino alla fine, la fedeltà dell'amore del Padre, la fedeltà del Dio dell'Alleanza, che ha fatto uscire il suo popolo dalla schiavitù e lo ha guidato nel cammino della libertà. Com'è facile cadere nella trappola di pensare che dobbiamo dimostrare agli altri che siamo forti, che siamo sapienti. Nella trappola di farci immagini false di Dio che ci diano sicurezza. In realtà è il contrario. Tutti noi abbiamo bisogno della potenza e della sapienza di Dio rivelata da Gesù sulla croce. Sul Calvario Lui ha offerto al Padre le ferite dalle quali noi siamo stati guariti. Qui in Iraq, quanti di vostri fratelli e sorelle, amici e concittadini portano le ferite della guerra e della violenza, ferite visibili e invisibili. La tentazione è di rispondere a questi e ad altri fatti dolorosi con una forza umana, con una sapienza umana. Invece Gesù ci mostra la via di Dio, quella che Lui ha percorso e sulla quale ci chiama a seguirlo. E adesso ascoltiamo la traduzione dell'omelia di Papa Francesco. Papa Francesco che già in questa prima parte, in questa sua prima lettura dell'omelia, ci ha ricordato una cosa molto importante, che Cristo ha mostrato la sua sapienza e potenza mostrandoci la fedeltà dell'amore del Padre, la fedeltà del Dio dell'Alleanza. E ha ricordato anche le ferite della guerra, della violenza, queste ferite visibili e invisibili che questo popolo porta su di sé, che sono ancora vive, aperte, sanguinanti in alcuni casi. E allora la tentazione è quella di rispondere con altri fatti dolorosi, con la forza umana. E invece no, perché Gesù ci dice che bisogna seguire la via di Dio, quella che Lui stesso ha percorso, la via della croce, e sulla quale ci chiama a seguirlo. هنا في العراق كثيرون هم إخوانكم وأخواتكم وأصدقاؤكم ومواطنوكم الذين يحملون جراح الحرب والعنف جراحا مرئية وغير مرئية التجربة هي الرد عليها وعلى غيرها من الوقائع الأليمة بالقوة البشرية وبحسب الحكمة البشرية أما يسوع فقد بين لنا طريق الله الذي صار هو فيه ويدعون لاتباعه فيه. Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato vediamo come Gesù scacciò dal Tempio di Gerusalemme i cambiavaluti e tutti coloro che compravano e vendevano. Perché Gesù ha fatto questo gesto così forte
così provocatorio, ci domandiamo? Lo ha fatto perché il Padre lo ha mandato a purificare il Tempio. Non solo il Tempio di pietra, ma soprattutto quello del nostro cuore. Come Gesù non tollerò che la casa del Padre suo diventasse un mercato, così desidera che il nostro cuore non sia un luogo di subbuglio, disordine, confusione. Il cuore va pulito, va ordinato, va purificato. Ma da che cosa? Dalle falsità che lo sporcano, dalle doppiezze dell'ipocrisia. Tutti noi ne abbiamo, tutti. Sono malattie che fanno male al cuore, che infangano la vita, la rendono doppia. Abbiamo bisogno di essere ripuliti dalle nostre ingannevoli sicurezze che mercanteggiano la fede in Dio con cose che passano, con le convenienze del momento. Abbiamo bisogno che siano spazzate via dal nostro cuore e dalla Chiesa le nefaste suggestioni del potere e del denaro. Per ripulire il cuore abbiamo bisogno di sporcarci le mani, di sentirci responsabili e non restare a guardare mentre il fratello e la sorella soffrono. Ma come purificare il cuore? Da soli non siamo capaci. Abbiamo bisogno di Gesù. Lui ha il potere di vincere i nostri mali, di guarire le nostre malattie, di restaurare il tempio del nostro cuore. في الإنجيل الذي أصغينا إليه الآن نرى كيف طرد يسوع من هيكل أورشليم E Gesù, continua il Santo Padre, è venuto soprattutto per purificare il nostro cuore. Ma da che cosa deve essere purificato questo nostro cuore? Perché lui non vuole che questo cuore sia un luogo di subbuglio, di disordine, di confusione, sporco. E allora Gesù, purificami il mio cuore, ma da che cosa? Dalle falsità, dalla doppiezza dell'ipocrisia, da quelle malattie che fanno male al cuore, da quelle ingannevoli sicurezze, ci dice Papa Francesco, che sì, spesso esistono solo per le convenienze del momento. Ma questo cuore non può essere purificato da solo. Non possiamo farlo solo noi, ci dice il Papa, ma invece deve essere Gesù proprio che deve venire e deve pulirci, ci deve pulire da quelle malattie, restaurare il tempio del nostro cuore. Questo oggi noi chiediamo al Signore. بحاجة لأن نزيل من قلوبنا ومن الكنيسة الطموحات للسلطة والمال المؤذية لتطهر قلوبنا نحتاج أن تتسخ أيدينا أن نشعر بالمسؤولية ولا نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا ولكن كيف ننقي قلبنا لسنا قادرين على ذلك وحدنا نحن بحاجة إلى يسوع لديه القدرة على أن ينتصر على شرورنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرمم هيكل قلبنا. A conferma di ciò, come segno della sua autorità, dice: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gesù Cristo, lui solo può purificarci dalle opere del male. Lui che è morto e risorto, Lui che è il Signore. Cari fratelli e sorelle, Dio non ci lascia morire nel nostro peccato. Anche quando gli voltiamo le spalle, non ci abbandona mai a noi stessi. Ci cerca, ci insegue per chiamarci al pentimento e per purificarci.
Come è vero che io vivo, dice il Signore per bocca di Ezechiele, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta della sua malvagità. Es khushia nabem mirna kase ke kharab, bali agar kase kharab dir kharab ya khu u ujia. خودت وید ام خلاص بین بینت جسته که جیایی بو ویانی وی دبرین دارو خزمت و رحمه طاهرنا من اعمال الشر اخوتي و اخواتي الاعزاء ان الله لا يتركنا نموت في خطيئتنا حتى اذا تركناه نحن. Come vero stava dicendo appunto il Papa, ci scusiamo per il problema di audio naturalmente, dice il Signore per bocca di Ezechiele, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Il Signore vuole che siamo salvati e che diventiamo tempio vivo del suo amore, nella fraternità, nel servizio e nella misericordia. Io non so. Gesù. Gesù, continuo appunto, il Papa sta continuando a leggere la sua omelia. Gesù non solo ci purifica dai nostri peccati, ma ci rende partecipi della sua stessa potenza e sapienza. Ci libera da un modo di intendere la fede, la famiglia, la comunità che ci divide, che contrappone, che esclude, affinché possiamo costruire una chiesa di ritorsioni senza fine. Con la potenza dello Spirito Santo ci invia non a fare proselitismo, ma come suoi discepoli missionari, uomini e donne chiamati a testimoniare che il Vangelo ha il potere di cambiare la vita. Il risorto ci rende strumenti della pace di Dio e della sua misericordia, ci rende artigiani, pazienti e coraggiosi di un nuovo ordine sociale. Così per la forza di Cristo e del suo Spirito avviene quello che l'Apostolo Paolo profetizza ai Corinzi, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Comunità cristiane composte da gente umile e semplice diventano segno del regno che viene, del regno di amore, di giustizia e di pace. لا يطهرنا يسوع من خطايانا فحسب بل هذا باقشناك بل يجعلنا شركاء هف بيش كتناف هيس وشيان خود كت او ما ازاد كت بريك ازانين باوري خيزان. E appunto adesso c'è la traduzione naturalmente del pezzo dell'omelia del Papa che ha ricordato che nello stesso tempo che naturalmente bisogna resistere alla tentazione di cercare vendetta, ma perché? Perché la vendetta ci fa solo sprofondare in una spirale di ritorsione senza fine. وردكت نبو مزجيني بلي وقت لاميث بو وقوين فريكر انسلام وجنان داخاس كريش بو شهاتش بركو انجيل شيان قهرين عشياني هنا والمدكت مسيح قويت شناف مريان دا رابويا بدفيا عشتيا خده ورحماوي جيكرين قهرمان انتناف سيستمي كومالقهاني هر وصا بيس كياني عيسى مسيح تهيت تشسبانتون اوي رسول بولوس قد بيخو خلق كورنثوس نزينا خدي شنزينا خلقي بتر ولواسيا خدي هيزترش خلقي كومل جاهين مسيحي بيكت هيد ش خلقي متواضع وبسيط نيشانا بو بحشتات هيد مملكة فيان وراستي وأشتي.
E sta continuando naturalmente la traduzione per quanto riguarda l'omelia di Papa Francesco. E questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere. Parlava del tempio del suo corpo, dunque anche della sua Chiesa. Il Signore ci promette che con la potenza della sua risurrezione può far risorgere noi e le nostre comunità dalle macerie causate dall'ingiustizia, dalla divisione e dall'odio. È la promessa che celebriamo in questa Eucaristia. Con gli occhi della fede riconosciamo la presenza del Signore crocifisso e a trovare guarigione e forza per servire il suo regno che viene nel nostro mondo. Nelle sue piaghe siamo stati guariti. Nelle sue piaghe, cari fratelli e sorelle, troviamo il balsamo del suo amore misericordioso. Perché egli, buon samaritano dell'umanità, desidera ungere ogni ferita, guarire ogni ricordo doloroso e ispirare un futuro di pace e di fraternità in questa terra. È Gesù, è il buon samaritano dell'umanità, ci dice Papa Francesco. Il buon samaritano, quello che troviamo per strada, quello che ci dà una mano, che appunto desidera ungere ogni ferita, vuole guarire i nostri ricordi dolorosi. Perché vuole guarire questi ricordi? Perché bisogna guardare verso un futuro di pace e di fraternità, perché solo così troveremo la pace, troveremo la gioia in Dio, perché il suo amore, l'amore di Cristo, è un amore grande, è un amore misericordioso, e la misericordia è per tutti e non ha mai fine. برحمت بینین جبرکو او سامری باش بو مروفایتی خوزید کت هر بو برینک شیفا بکت چار سر هر بیروریه که نخوش آشتی برایتی تناف خاک باشا رشیدا بدد. La Chiesa in Iraq, della croce, diffondendo la misericordia e il perdono di Cristo, specialmente verso i più bisognosi. Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno generosamente offerto aiuto concreto e solidarietà ai poveri, ai sofferenti. Questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a venire in pellegrinaggio tra di voi, a ringraziarvi e confermarvi nella fede e nella testimonianza. Oggi posso vedere e toccare con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che Cristo vive e opera in questo suo popolo santo e fedele. Cari fratelli e sorelle, affido voi, le vostre famiglie e le vostre comunità alla materna protezione della Vergine Maria, che fu associata alla passione e alla morte. Che fu associata alla passione e alla morte del suo figlio e partecipò alla gioia della sua resurrezione. Interceda per noi e ci conduca a lui, potenza e sapienza di Dio. E il Papa, in questo ultimo passaggio della sua omelia, ha parlato di una Chiesa in Iraq viva,
una Chiesa vicina a chi soffre, una Chiesa che non fa distinzione, una Chiesa che aiuta tutti. Ed è stato proprio questo uno dei motivi per cui Papa Francesco è voluto andare in pellegrinaggio per ringraziare questa Chiesa e confermarle nella Chiesa, nella fede e nella testimonianza. Perché questa Chiesa ha offerto aiuto concreto e solidarietà a tutti, ai poveri e ai sofferenti, che in quel paese ne sono veramente tantissimi. Abbiamo ascoltato un applauso, probabilmente al momento proprio del passaggio in cui Papa Francesco ha ringraziato questo popolo, abbiamo sentito appunto l'applauso dei fedeli che hanno risposto a loro volta al Santo Padre.